Va bene, possiamo cominciare. Quest'anno il calendario accademico è particolarmente strano, nel senso che siamo già alla fine del corso, ma in realtà se andiamo a vedere le ore abbiamo appena superato la metà, no? L'impressione dopo Natale che sono solo 3 settimane, ma se andate a vedere prima di Natale ne abbiamo fatte 4, quindi siamo questo split a metà del... già i semestrini da 7 settimane sono brevi, tagliarli ancora a metà in questo modo è abbastanza alienante. Comunque, organizziamoci per queste ultime, no, 3 settimane e partiamo. Dunque, io ho visto, avreste visto anche voi, probabilmente sono uscite le date provvisorie degli appelli. Per la prossima sessione, questo esame dovremmo avere un appello, se non sbaglio, il 2 o il 3 febbraio, un venerdì, e l'altro il 24, se non sbaglio, 3 settimane dopo, sempre di venerdì alle 8:30, per la gioia di tutti. Nelle 3 settimane che mancano, che cosa faremo? Io ho provato, sempre con beneficio di aggiornamento, ovviamente, a pianificare queste ultime lezioni, così anche voi sapete regolarvi. In pratica faremo in parallelo, incastrandole, 3 cose. Da un lato dobbiamo vedere ancora tutti gli argomenti che hanno a che fare con la programmazione lato client, quindi JavaScript, vedremo i libri di jQuery e vedremo la programmazione asincrona con Ajax. Quindi sono argomenti nuovi che sono quelli che fanno parte, se vogliamo, della tesina, degli argomenti che servono per fare la tesina, la parte di laboratorio. In parallelo, secondo argomento, porteremo avanti il sito web del corso, no? Che come dicevamo, alla fine del corso avremo una versione di riferimento del sito che in parte avremo sviluppato, avrete sviluppato nel laboratorio e in parte diciamo che vi forniamo noi con alcune funzionalità, non tutte le funzionalità le sviluppiamo in aula, altrimenti non arriveremo mai alla fine. E la terza cosa è che ovviamente voglio dedicare un po' di tempo anche alla parte scritta dell'esame. E quindi dedicare qualche ora a fare degli esercizi su carta, no? Non su Eclipse, analoghi a quello che sarà la prova scritta nei 2 appelli. Quindi sono questi 3 temi, quindi preparazione all'esame scritto, diciamo così, completamento e realizzazione del sito e programmazione lato client che si intersecano. In particolare oggi do, diciamo così, il là a questa tematica del sito e ragioniamo sul sito di riferimento. Già a dicembre vi avevo accennato qual è il sito a cui ci siamo ispirati e adesso però oggi ne vediamo le specifiche concrete, ne vedremo una progettazione macro, quindi seguiamo i vari passi di progetto e da domani comincerete a implementarne delle parti, no? E quindi le 3 esercitazioni dei 3, diciamo così, blocchi di ore di laboratorio dei giovedì porteranno avanti domani l'impostazione generale del sito, la settimana successiva si andrà avanti col sito, ma col pretesto anche di provare delle tecniche di programmazione lato client, JavaScript, visto che nel frattempo faremo JavaScript, e l'ultima esercitazione, sempre si va avanti col sito, in particolare si aggiungeranno alcune funzionalità Ajax. Quindi il laboratorio avrà in queste 3 settimane il duplice scopo di andare avanti con la realizzazione del sito e nel frattempo diciamo, di farvi lavorare sulle funzioni che usano le tecnologie che nel frattempo vedremo. E al di là del laboratorio, io venerdì e lunedì, quindi in questi 3 blocchi, vedremo la parte relativa a JavaScript, quindi una relativamente rapida infarinatura di JavaScript e un pochino più approfondita l'analisi del DOM, così come visto nella programmazione JavaScript, e della libreria jQuery, che è poi quella che ci salva
la giornata molte volte, perché ci dà dei modi molto semplificati di fare le stesse cose, le cose che in JavaScript richiederebbero magari molto più codice. Quindi queste tre lezioni da cavallo tra venerdì e lunedì vedremo la programmazione lato client, e la settimana successiva, questo stesso pacchetto, vedremo la programmazione asincrona client server, no? Quindi con le tecniche Ajax, sempre usando le librerie JavaScript. In realtà è più relativamente più semplice il secondo blocco, anche se concettualmente più complesso, mentre il primo è un pochino più da diciamo così correre, perché si parte a vedere un linguaggio nuovo, no? Che è il linguaggio JavaScript. E poi nell'ultima settimana ho provato a tenere buone 1, 2, 3, adesso questa è l'ultimissima ora di lezione, 1, 2, 3, 4, 25, all'inizio della settimana, per svolgere temi d'esame. No? Temi d'esame che vado a pescare da quelli che ci sono sul sito. No? Occhio e croce, riusciremo a fare un tema d'esame per ciascuna lezione, facendolo dall'inizio a quasi la fine. No? Contate che la prova scritta dura 2 ore, noi come lezione avremo 1 ora e mezza, quindi io avrò meno tempo di quello che avrete voi all'esame, ma nel frattempo, mentre lo risolvo, dobbiamo anche ragionarci, parlare insieme, quindi voi andrete avanti più facilmente. Ma tanto per darci già un obiettivo, qui ci sono tutti i temi d'esame, no, che sono stati dati. Direi di lavorare sui più recenti. No? Quindi guardateli pure tutti, adesso, a oggi, siete già in grado di fare tutti questi temi d'esame. La parte scritta, il programma d'esame del corso, per quanto riguarda la parte scritta, l'abbiamo chiuso, concluso. L'abbiamo concluso a dicembre. Quindi tu, questi temi d'esame siete tutti, dovreste essere, tutti in grado di farli, almeno avete tutte le informazioni che vi servono. Perché non comprendono nulla di JavaScript, di client side, eccetera, eccetera. No? La parte scritta comprende solamente JSP e HTML, fogli di stile, così in modo quasi invisibile, quasi per nulla, e database soprattutto. Quindi già da adesso, se volete, potete cominciare a guardare questi esercizi. Nell'ultima settimana del corso farò 3 o 4 di questi, degli ultimi 4, probabilmente 3, probabilmente riuscirò a farne solamente 3, forse 4, però diciamo, se dovete partire a guardarne qualcuno, partite da questi. Poi ce ne sono un certo numero a piacere. Ecco, se vogliamo, tanto per guidarvi, se volete cominciare a guardarli, leggo solo insieme, non tanto il contenuto del compito, ma vediamo la struttura del compito per capire un po' di che tipo di lavoro si tratta. No? Poi, qui parla, sono tutti dello stesso tipo. C'è un cappellino che dice: guarda, stiamo parlando di un sito che fa una certa cosa. Vi si danno già le tabelle, chiaramente un sottoinsieme delle tabelle di quel sito, dicendo: ma questo sito funziona con un database fatto in questo modo, senza troppi dettagli, come vedete, qui non ci sono i tipi di dati, se X, se varchar, i vari dati, sono solamente indicate le chiavi primarie, contratto sottolineato, e le chiavi esterne, contratto punteggiato. Questo vuol dire che, come sempre, la regola che vale nei nostri corsi di informatica, ciò che non è scritto, ciò che non è specificato, è a vostra interpretazione, quindi quell'ID è una stringa, è un numero, fate voi. Però vi dà l'idea della struttura della base dati. E qualche minima spiegazione che spiega le cose non ovvie del database precedente. È ovvio che città, ID città, questo sarà il nome, questo sarà un ID identificativo numerico probabilmente, provincia sarà la sigla della provincia. Però qui ci scrive esplicitamente che è la sigla e non è il nome per esteso. Ciò che riteniamo non banale del database lo spieghiamo. Questa è la premessa, se vogliamo, e il database su cui lavorare. E poi la richiesta del compito viene dopo. Si vuole analizzare una porzione del sito che comprenda le seguenti funzionalità. Questa frase c'è sempre. 1, 2 o 1, 2, 3 a seconda dei casi.
E ciascuno di questi punti racconta una funzionalità specifica, ad esempio una pagina elenco città che mostra un menu tendina contenente l'elenco delle province, franche della sigla delle province, eccetera, eccetera. Spiega che cosa deve essere fatto. Quindi in questo caso ti chiede di fare, qui ti dice due pagine, una pagina elenco città e una pagina previsione. In realtà sappiamo già, queste sono pagine dal punto di vista dell'utente, cioè che l'utente vede e può farci delle cose. Poi noi sappiamo già che dietro ci dovranno essere degli altri JSP che fanno il controller, eventualmente degli altri ancora, se dobbiamo fare delle redirezioni. Quindi non fatevi ingannare, la parte introduttiva magari racconta cose in più che poi non sono da fare, no? È giusto per capire il contesto in cui, no, si colloca l'esercizio. Invece le cose da fare sono solamente queste, no? Quelle che sono elencate qua. E vabbè, chiaramente ogni compito è diverso. E poi c'è una parte finale che è sempre la stessa, no? Che vi spiega che cosa noi cerchiamo di identificare quando forgiamo questi compiti. E dice, in particolare si chiede di fare due cose. La prima è il progetto, quindi identificare a partire dalle specifiche precedenti le componenti necessarie a realizzare le funzionalità sopra descritte secondo il paradigma modello vista controllore, modello di controllo. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire fare uno schema, possibilmente idealmente ordinato, ma possibilmente comprensibile almeno, se non si deve fare ordinato, no? In cui, analogo agli schemini di progettazione che avevamo visto, in cui dice, va bene, qui c'è un controller, c'è una view, questi si passano un certo bin, no? Questi ricevono i dati di un certo form, che è contenuto in quella pagina, eccetera, eccetera. La mappa delle varie funzionalità del sito, quindi quali sono i controller, quali sono le viste, quali sono i bin, eccetera, no? In modo da, diciamo, far vedere come avete inteso realizzare le funzionalità che sono specificate. Magari potranno anche esserci, no, modi diversi di risolverlo, ma va bene, l'importante è che soddisfi le specifiche. E poi il punto 2, che è quello lungo, implementare tale pagina di classe. Quindi tu hai uno schema in cui dici, va bene, avrò 6 JSP e 4 bin, uno dopo l'altro, con calma, uno dopo l'altro mi metto a implementarlo. No? Implementare tale pagina di classi prescindendo da quelle che sono le parti, diciamo, generabili automaticamente. Quindi quando avrete magari 3 bin che rappresentano i dati e questi bin hanno 4 campi con tutti i get, i set, i costruttori, eccetera, non fatelo quello, no? Avete puntini puntini, getter set standard, finisce lì. No, non andiamo a fare, a farvi perdere tempo a fare operazioni di scrittura di basso concetto. E infatti la nota sotto cerca di spiegare questo: nella redazione dell'elaborato si punti a scrivere la parte essenziale del codice, quindi non quella generabile in automatico, rinunciando a curare l'aspetto grafico, è l'altra cosa, non mettetevi a impazzire con l'impaginazione dell'HTML risultante, l'importante sono i contenuti. E l'altra cosa, è permesso allegare stampe del codice di pagine sviluppate in precedenza. Quindi magari potete portarvi dietro dei fogli stampati in cui c'è l'intestazione della pagina JSP, c'è lo scheletro di una classe per fare il bin, c'è lo scheletro magari del metodo per fare, non so, tipici metodi di una classe DAO che fanno il collegamento col database, classi già fatte che vi possono servire, portatevele pure dietro stampate e poi a penna sopra aggiungete e correggete. E sto cercando con questo di replicare, diciamo così, in un compito scritto il modo di lavorare che si fa normalmente a calcolatore. Cioè se prendo una classe vuol dire prendo un'altra, la modifico e quindi scrivo solamente le differenze rispetto a quella precedente. Non riusciamo a fare a calcolatore lo scritto perché altrimenti ci vorrebbe troppo tempo, sarebbe troppo critico, soprattutto per le macchine che abbiamo, ma cerchiamo di replicarlo in aula. Ok? Non è richiesta la realizzazione grafica mediante fogli di stile né lo sviluppo di componenti dinamiche lato client, quindi questo è escluso dal compito. Quindi questa è la filosofia. Una pagina in cui c'è lo schema generale dell'applicazione e poi, diciamo così, tanti fogli, uno per ogni JSP e uno per ogni classe, dove chiaramente ci sono cose che sono semplici, tipo i bin, tipo magari una view molto semplice, e ci sono cose che sono più complesse,
ad esempio alla progettazione dei BIM per le strutture dati più complicate, le query che devono essere fatte nel database e soprattutto i collegamenti tra le varie pagine, cioè essere sicuri che i dati vengono passati correttamente sia attraverso i form sia attraverso i BIM. No? A questo punto, per questo voglio dedicare un po' di tempo in aula a risolvere questi esercizi. Questa è un po' la filosofia. Una nota pratica: va bene portarvi stampe di codice o fotocopie, fatte da voi, fatte da altri, non mi interessa, anzi le note pratiche sono due. Uno, quando vi portate dietro una stampa di qualche cosa, magari verificate che sia giusto, perché abbiamo visto l'anno scorso, ricordo che c'erano delle fotocopie che poi avevano tutti, sono circolati, ma dove erano sbagliate proprio le parti comuni che c'erano in testazione erano sbagliate. Vabbè, questo è più folklore che altro. La sostanza è che portate, se lavorate così con fogli sparsi, per cortesia portatevi la pinzatrice o una cartellina o qualche cosa, un foglio protocollo in cui mettere il tutto, perché altrimenti al momento di consegnare volano fogli ovunque, no? E diventa ancora più semplice prendersi un foglio protocollo in cui sono accorgimenti, se vogliamo, pratici, ma poi creano problemi. Tipo, ma c'era anche il foglio numero 17. Ok, questo è un po' il tipo di esame che potete cominciare a vedere e poi lo faremo insieme tra 15 giorni. Allora, veniamo al sito della tesina. Allora, ricordiamoci che nel corso sviluppiamo una certa funzionalità del sito, dopodiché alla fine del corso vi rilasciamo un progetto NetBeans che implementa abbastanza correttamente, speriamo, questa funzionalità, e da lì in avanti ci saranno le tesine. Ci sarà una tesina che vale per la sessione di febbraio, metteremo dobbiamo poi trovare una data in cui fare la verifica di laboratorio della tesina di febbraio. Adesso, essendo il secondo appello del 24, la sessione si chiude poco dopo, bisognerà trovare un giorno in cui noi abbiamo avuto tempo di correggere gli iscritti. Vabbè, questa è questione di calendario. Quindi, ci sarà una tesina per gennaio e febbraio, per gli appelli di febbraio, a giugno ce ne sarà una diversa, a settembre ce ne sarà una diversa ancora, che si basano tutte, però partono tutte dalla stessa versione di base del sito. Okay? La versione di base del sito, dicevamo, è ispirata in qualche modo da questo Stack Exchange. In realtà non è un sito, ma è, lo vediamo sotto, no, non lo vediamo qua, è una famiglia di siti in cui si somigliano tutti, variano solo per argomento, che la famiglia di siti è questa, in cui cambia l'argomento, cambiano i fogli di stile, quindi i colori, le icone, ma la struttura è sempre la stessa di questi siti, è lo stesso sito replicato n volte, noi ovviamente faremo uno solo, che è un sito di domande e risposte. No, l'avevamo visto brevemente insieme l'ultima lezione, se non sbaglio, prima delle vacanze, e l'idea è che vediamo una pagina di questo e poi passiamo alle specifiche nostre. Una domanda fatta da una persona, questo qui tra l'altro si è messo a scrivere tanto, ha fatto la domanda e poi ci sono delle risposte proposte da altre persone della community e poi, volendo, possiamo aggiungere la nostra risposta anche. E quindi io non so qualche cosa su un certo argomento, scrivo una domanda e vedo che gli altri, aspetto, spero che qualcun altro mi possa rispondere. No? È una versione, è una, diciamo, una modalità di interazione un po' diversa rispetto a quella dei forum. No? Il forum è pensato per stimolare una discussione, quindi io rispondo a te, che un altro risponde a me, eccetera, eccetera, si va avanti con delle discussioni. Invece qui è abbastanza scoraggiato il fatto di portare avanti le discussioni, perché c'è solo domanda e risposta, le risposte rispondono alla domanda, non si può rispondere a un'altra risposta o riproporre a cambiare argomento, eccetera. La struttura è molto semplice: domanda, risposte, e poi ci sono questi qua che sono scritti qua in piccolo sotto la domanda,
oppure scritto in piccolo sotto la risposta, che sono dei commenti. Quindi se la domanda, eventuali commenti alla domanda, cioè io ho fatto una domanda sul sito, la domanda non si capisce bene, quindi un altro anziché darmi una risposta, in realtà mi scrive un commento dicendo ma potresti specificare meglio che cosa intendi? E la stessa cosa sulle risposte. Quindi se un altro dà una buona risposta, io posso migliorarla, posso aggiungere qualche cosa senza necessariamente dare una risposta diversa di mio. E poi c'è questo meccanismo di punteggio per cui tutti possono votare sulla bontà della domanda, sulla pubblicità della domanda, sulla bontà della risposta. Se andate a vedere ci sono tante funzionalità, ci sono dei tag che indicano l'argomento su cui gira la domanda, è possibile, vedete che qua c'è una persona che ha fatto la domanda e c'è un'altra persona che ha modificato la domanda stessa, quindi è possibile anche agire in modo collaborativo. Sembra semplice il sito, ma se andate a vedere le funzioni che ci sono qua dentro sono moltissime. Noi chiaramente lavoriamo su un sottoinsieme e qui ho provato, adesso ci dimentichiamo di quel sito lì, andiamo a vederlo per farci venire idee magari o per scopiazzare un po' di HTML se vogliamo, e noi facciamo una versione più casalinga, più piccola. Allora, queste sono le specifiche della versione base del sito, okay? A questo si affiancherà poi un altro documentino che saranno le specifiche della tesina di gennaio-febbraio. Allora, si vuole realizzare un sito per la gestione collaborativa di domande e risposte su un determinato tema, quindi un solo tema, non n temi come quell'altro. Il nome del sito è QAX, contrazione di Question and Answered Extraordinary. Mi sono inventato un nome di qualche tipo, dovevo dargli un nome, di meglio non sono riuscito a fare. E data la risonanza del nome QAX col verso della papera, abbiamo scelto che l'icona del sito sarà una paperella saccente. Magari trovate un'immagine più bella di questa, questa l'ho trovata al volo. Sì, dimmi. Sì? Sì. Come no? Non c'è? Aspetta, C'è sotto... È sotto... Aspetta, perché ho... Sotto esame. Questo qui, sito di riferimento per la tesina d'esame. Ok? Vabbè, questo è l'unico tentativo di comunicazione che ho fatto sulla struttura di questo sito. Quindi noi facciamo domande e risposte e le specifiche del sito traggono libera ispirazione alla famiglia di siti Stack Exchange, di cui vabbè, vi ho riportato il link e vi invito a giocarci un attimo per vedere. Ma poi per noi fa fede ciò che c'è scritto qua. Ma questa è la specifica, la cosiddetta specifica da 5 minuti, no? Ma succede molto spesso che quando inizi un progetto nuovo hai un potenziale cliente o diciamo, un responsabile, un capo che ti dice adesso facciamo questo, e il meglio che riesci a ottenere è una chiacchierata di 3 minuti cui più o meno ti spiega che idea ha. Adesso io qua ho cercato di essere un pochino più preciso che non la classica chiacchierata che viene fatta, la realtà è che molte volte il progetto, che magari ti porta via 2 mesi, parte da 10 righe, la specifica che è su 10 righe, poi la parte difficile sarà, man mano che si va avanti, assicurarsi che la persona che ti ha detto quelle cose 2 mesi fa, se le ricordi ancora, no? E che non abbia cambiato idea nel frattempo, che ciò che tu hai sviluppato sia la stessa cosa che lui intendeva. Ma per noi che lo sviluppiamo insieme è più facile. Queste sono le specifiche di alto livello. Dicono che ciascun utente registrato può porre un numero illimitato di domande alla community. Quindi sottinteso che c'è una community di utenti e c'è un meccanismo di registrazione. E chi può porre domande sono solamente gli utenti registrati. Ciascun altro utente registrato può proporre una risposta a tali domande. Altro utente vuol dire che io non posso rispondere alla mia stessa domanda. E può proporre una risposta, qui è singolare perché non ha senso che io dia più di una risposta a una determinata domanda. Se uno ha fatto una domanda, io do una risposta.
Se poi ne ho una migliore, vabbè, cancello quella di prima, la modifico e ne posto un'altra. Non ha senso dare più risposte, no? Come dicevamo, non è un forum questo, no? In cui mando diversi messaggi. Do la mia migliore risposta a quella domanda, a quel problema che è stato posto. Tutti gli utenti, registrati e non, quindi anche gli utenti anonimi, quindi che non hanno fatto il login, potranno visionare e ricercare l'insieme delle domande e delle risposte. Quindi tutte le informazioni che mettiamo sul sito da utenti registrati sono visibili a tutti. Infatti le domande che abbiamo prima visionato sul sito, così cliccando a caso, non ci siamo registrati, non siamo dovuti entrare nel sito. La ricerca può avvenire ad esempio per autore, per categoria, attraverso un testo libero, la data di inserimento, puntini puntini. Cioè vuol dire, alla fine il sito per essere utile non dovrà essere... Dovrei fare in modo che sia facile ricercare le domande e le risposte da parte di persone che magari vanno lì per trovare una risposta a una domanda già fatta in precedenza. Perché poi la speranza è che una domanda, una coppia domanda e risposta sia utile anche per altre persone. L'autore della domanda, e proprio per far sì che possa essere utile ad altri, l'autore della domanda potrà identificare, potrà, non dovrà, tra le risposte pervenute, quella che meglio lo soddisfa e marcarla come risposta scelta. Se io faccio una domanda e mi rispondono in 10, 2 o 3 sono buone, ma una esattamente risponde no, al mio problema, risolve il mio problema, allora segnalo quella, una sola posso farlo, come risposta giusta, no? Quella selezionata, quella scelta, quella messa in evidenza. E quindi in questo caso la domanda è una domanda che è chiusa, è risposta, è conclusa, perché chi ha fatto la domanda è soddisfatto della risposta che ha ottenuto. No? Altrimenti una domanda aperta che ha un certo numero di risposte possibili, ma non è ancora, le risposte non sono ancora soddisfacenti. Qui non l'ho scritto, perché è un dettaglio cui non è ancora entrato nel ragionamento, ma una domanda che è già stata soddisfatta da una risposta, dovremmo poi decidere, ragionare se si possono ancora dare ulteriori risposte oppure no, oppure se la consideriamo chiusa. Ma chiusa nel senso che nessuno può più rispondere. Questo concetto di domanda aperta, domanda chiusa, qui non lo citiamo, quindi farà parte delle scelte di progetto più avanti. Quindi finora abbiamo detto, gli utenti registrati possono emettere delle domande, gli utenti registrati possono tentare di dare delle risposte, possibilmente buone, alle domande degli altri. Una risposta per ciascuna domanda degli altri. Se se la sentono, non è obbligatorio. E poi chi ha fatto la domanda vedrà le risposte proposte e ne seleziona una dicendo questa è quella che mi soddisfa. Oppure non lo fa perché nessuno lo soddisfa ancora. Qui poi cambia argomento, dice per meglio gestire il dialogo tra utenti è possibile lasciare dei commenti sia in calce alla domanda sia in calce alla risposta. Ecco, che differenza c'è tra un commento e una risposta? Beh, il commento, come dicevamo, beh, la funzione logica la capiamo, nel senso che serve per comunicare, per parlarsi, per chiarirsi, no? Sulla domanda o sulla risposta. Ma perché dovrei scrivere in un commento? Non potrei solamente scriverlo in una risposta, visto che comunque è un reply che faccio alla domanda? No, perché le risposte, lo vediamo sul sito quello completo, per ora non c'è ancora scritto, sono soggette a valutazioni, cioè gli altri te la votano la risposta, per cui io voglio dare una risposta quando sono sicuro di darla correttamente. Se invece voglio interloquire con chi ha fatto la domanda lo faccio in un commento, il commento invece non è votabile di per sé, non mi dà nessun punteggio il fatto di averlo scritto o non averlo scritto, perché poi tutta la community ovviamente si regge, come tutte le community di questo genere, sul prestigio, sulla persona che ha dato più risposte, che è stata votata di più, che le cui risposte sono state scelte come risposta predefinita il maggior numero di volte, eccetera, eccetera. Quindi in questo sito, e noi un pochino lo copiamo, si separa nettamente quello che è semplicemente dialogo da quello che è la risposta che, se data bene, mi permette di guadagnare prestigio all'interno della community. E quindi sia in calce alla domanda, sia in calce a ciascuna risposta, tutti possono lasciare dei commenti. Qui non c'è scritto chi, ma è sottinteso quindi che sono tutti. Io posso anche, volendo, lasciare un commento alla mia risposta,
magari in risposta a un commento che ha scritto un altro per chiarificare, eccetera. E quindi per rispondere a questi commenti, no, uno dice, ma guarda che questo non si capisce bene, hai fatto la domanda ma non ho ben capito se stai parlando dei numeri reali o dei numeri complessi, visto che lì eravamo nel suo sito di matematica, allora io potrò, come dice qua, le domande e le risposte sono modificabili anche in seguito da parte dei rispettivi autori. Quindi se dai commenti capisco che la mia domanda non era chiara, posso tornarci e modificarla. Qui non siamo nel campo appunto del giornalismo, no? Dei blog in cui è visto male il modificare una notizia dopo che è stata pubblicata perché il fatto stai fuorviando la discussione. Qui è un chiarimento, anzi è bene modificare la domanda originaria perché poi Google te l'ha indecisa, perché poi gli utenti la trovano e la trovano più chiara. Quindi questo è un po' lo scopo. E poi questa è la, se vogliamo, la descrizione tecnica che dice che ogni domanda è caratterizzata da un titolo e da una chiamata descrizione estesa, da un testo descrittivo, e deve essere attribuita a una delle categorie predefinite dal sito. Il sito parla di ricette di cucina, ad esempio, non abbiamo scelto l'argomento, quindi possiamo scegliere uno qualsiasi, e le ricette di cucina possono essere in varie categorie, antipasti, primi, secondi, contorni, dolci, cocktail o quello che volete. Quindi quando crea una domanda, chi crea la domanda sceglie in quale categoria andare a ficcare questa domanda, andare a classificare questa domanda, che poi sarà uno dei criteri di filtro, uno dei criteri di ricerca, anche perché, come sempre, non tutti possono essere esperti di tutto, per cui quando daremo i premi agli utenti più attivi che hanno dato risposte migliori, daremo il premio sull'utente in generale, poi per ogni singola categoria, più premietti riusciamo a dare, più persone riusciamo a far contente e quindi magari lavorano di più per noi. Questa è la specifica di base. Ok? Quindi noi parliamo di utenti, domande, risposte, commenti e categorie. Sono 5 i sostantivi che sono usati qua, in questo testo. E bisognerà chiaramente realizzare le funzionalità per fare queste cose qui. Nulla di più nella versione base del sito. Poi le tesigne saranno tutte del tipo, facendo riferimento alla versione del base del sito, si aggiunga puntini puntini. Io qua ho provato a fare alcuni esempi. Ad esempio, funzionalità aggiuntive che si potrebbero aggiungere, che non sono da fare qui, ma potrebbero essere tipi di tesine. Classificare domande, il sito base dice in base a una singola categoria predefinita. Allora io lo estendo e faccio in modo che tu possa classificarlo sulla base di più categorie, poi di fatto le chiamiamo i tags quando sono più di uno. Come i siti, quel sito originario lo fa così. Quindi posso classificare domande non attraverso una singola categoria, ma attraverso un elenco di tag. E poi dal punto di vista dell'interfaccia grafica cambia molto, perché selezionare una categoria tra 10 significa avere una tendina e sono finito lì. Selezionare un elenco di tag significa avere un campo di testo, aggiungi, modifica, cancella, fai l'autocompletamento man mano che lo scrivi, vai a vedere quali sono i tag più utilizzati. La semplice variazione da una categoria predefinita a tag multipli complica di molto il sito. Il database, non è niente, perché basta aggiungere una tabella, perché è una relazione, non è più N1 ma NM, vabbè. La modifica più semplice. Il problema è che l'utente, quando può creare dei tag, si aspetta un certo tipo di interfaccia utente. E poi bisogna decidere se i tag a loro volta siano tag predefiniti, cioè l'utente può scegliere da una libreria di 12.000 tag che gli ho predefinito io, oppure sono liberi. Ma se sono liberi è ancora più importante dargli funzionalità tipo l'autocompletamento per evitare che, per far convergere gli utenti sullo scrivere le stesse cose nello stesso modo, no? Per non avere grafie diverse di significati simili e quindi facilitare poi la ricerca. Oppure la possibilità da parte di tutti gli utenti registrati di votare una domanda, perché questa domanda è particolarmente interessante, oppure di votare una risposta perché risponde secondo me correttamente al quesito, poi sarà l'autore della domanda che dirà se questa risposta è quella vera. E poi anche qua i sistemi di voto possono essere tanti, pensiamo un po' ai siti su cui navighiamo,
uno dei metodi è quello delle stellette, da 1 a 5 stelle. L'altro dei metodi invece è più e meno, no? Premia o boccia la risposta. E questi danno dei valori che poi dovranno essere rielaborati per fare poi un ranking di chi ha fatto le domande più furbe, di chi ha dato le risposte più furbe, di quali sono le domande che nella, che sono nell'home page del sito vogliamo, per esempio qua fa vedere le domande più nuove, le domande messe in evidenza, le domande più attive, no? Che sono quelle che sono state più utilizzate, eccetera. Quindi sono questi voti poi servono poi per dare delle nuove funzioni, al di là di dare i premi alle persone, servono per fornire dei nuovi criteri di ricerca. Vabbè, legato a questo c'è il ranking degli utenti sulla base del numero di risposte fornite. L'altra funzionalità del sito è qua sotto, che data una domanda mi dà l'elenco delle altre domande potenzialmente correlate alla prima. Qui ho cercato un po' di disaggregare le tantissime funzioni di quel sito in alcuni esempi che potrebbero, diciamo così, vivere indipendentemente l'uno dall'altro. Questo serve sia come spunto per idee di tesine, dove spesso c'è una funzionalità a livello, un'evoluzione seppur minima del modello dati, è un'evoluzione invece un pochino più pesante del lato interfaccia, proprio perché la tesina è lavorare sul lato client, sull'usabilità diretta dell'interfaccia. E così, e quindi serve sia per darci un'idea del tipo di tesina, sia per darci un'idea o puntualizzare ciò che non c'è da fare nella versione base, rispetto al sito pubblicato. Va bene, ma noi torniamo a queste 10 righe, no? Che rappresentano una specifica. Da dove partiamo? Perché sai, nel tema d'esame è più facile, perché nel tema d'esame c'è scritto fammi una pagina che contenga una tabella e poi una tendina che contenga questo dato. Quindi c'è già qualcuno che mi dice, no, nella prova scritta, no? C'è qualcuno che mi dice esattamente cosa deve saltare fuori. Qui ce l'ho, ma ce l'ho molto ad alto livello. Allora devo fare una serie di passaggi che mi permettono di arrivare da questo alto livello alle pagine, alle singole pagine prima o poi. Ecco, io tra questo alto livello e le singole pagine ci vedo un livello intermedio, che è il livello delle funzionalità offerte dal sito. Quella che facciamo in modo molto semplificato, ma che, diciamo così, in gergo si chiama l'analisi funzionale, no, dell'applicazione. Dimmi quali sono le funzionalità che il sito ti offre. Non mi preoccupo ancora di come ciascuna di queste funzionalità verrà realizzata, ma perlomeno vorrei avere l'elenco di tutte le funzionalità. Se devo comprare 12 pagnotte, voglio sapere che sono 12 e che cosa fanno una dopo l'altra. Allora, io queste funzionalità ho provato a ragionarci in vista di oggi e l'ho fatto con questo formalismo a mind map, cioè questo programmino gratuito, si chiama FreeMind, che permette di fare diagrammi in modo molto semplice, diagrammi di questo genere, no? E ho provato a ragionare su quali sono le funzionalità di cui ha bisogno questo sito, no? Per poter rispondere a queste specifiche. E le ho divise, tanti criteri, ma mi è venuto in mente questo, in pagine informative, cioè ci saranno nel sito delle pagine che non fanno niente. No? Pagine che semplicemente danno informazioni, che non so, chi siamo, l'aiuto, le informazioni di contatto, menate del genere. Queste non servono a niente, ma ci devono essere, se no il sito non è finito, non è completo. E vabbè, mettiamola e poi ce la dimentichiamo. Poi, delle pagine che ci devono essere per la gestione degli utenti, e ci sono su tutti i siti, fino a quando qualcuno non si inventerà un modo più furbo che non registrare un login e una password su ogni sito della Terra su cui registrarsi, ogni sito dovrà replicare esattamente le stesse cose. E
poi ci sono delle funzioni, che ho chiamato le funzioni di ricerca, che sono quelle per navigare, cercare, guardare, trovare le domande e le risposte, senza modificare nulla, semplicemente vederle. E poi ci sono le due funzionalità vere, che popolano il sito, cioè gestire dal lato di chi fa la domanda che operazioni può fare e dal lato di chi fa la risposta, che operazioni può fare. Poi in realtà chi fa la domanda e chi fa le risposte sono gli stessi utenti, lo stesso insieme di persone, però per ogni specifica domanda ce n'è uno che è... non sono riuscito a trovare una parola che sintetizzasse l'occupazione della persona che ha fatto la domanda. Il domandatore non mi piaceva, questuante neanche. Non... se trovate una parola che renda l'idea, ditemelo, così la usiamo e battezziamo l'utente che ha fatto questa domanda in un certo modo. Idem, se io devo dare una risposta, quindi sto agendo su una domanda fatta da qualcun altro, potrò fare funzioni diverse rispetto a quelle di chi ha fatto la domanda. Quindi. Allora, queste sono le grosse macro categorie che ho estratto rileggendomi questo testo. Adesso, per carità, l'esercizio è stato un po' semplificato dal fatto che il testo l'avevo scritto io, ma... cioè, ho cercato di trarre, ecco, questa parte sulle pagine informative non era citata, ma so come sono fatti i siti, quindi devo mettercela dentro. Quindi fa già parte di un po' di progettazione. Non tutte le informazioni che ci sono qua c'erano nel testo precedente, stiamo scendendo di livello. Pagine informative, ci sarà sicuramente l'home page, più una serie di pagine che sono il FAQ, l'aiuto, chi siamo... non ci preoccupa troppo, se non quando poi penseremo al layout del sito, dove mettere i menu di navigazione, dove mettere i link, dovremo fare in modo che queste pagine in qualche modo siano raggiungibili. Tipicamente quando impostiamo la parte iniziale, la parte alta del sito, ne dovremo tener conto. Ma non sono quelle che ci spaventano, sono pagine statiche. Gestione utenti è anche molto classica. Gestione utenti... io ci vedo la registrazione di un nuovo utente, vado in ordine, no? Cosa deve essere fatto? Beh, arriva un utente, deve registrarsi, poi una volta che è registrato, quando si collega fa il login, poi quando è collegato è stufo fa il logout, se ha voglia, se no fa la sessione da sola. E questo, se vogliamo, ce l'avete già, perché l'esercitazione che abbiamo fatto a dicembre è esattamente questa. E poi... come sempre sui siti c'è una parte in cui ciascuno si gestisce il proprio profilo. Gestire il proprio profilo io l'ho diviso in due parti. Cioè, su un sito di questo genere, il tuo profilo che cos'è? È fatto da due parti. Una parte sono le informazioni che tu dai di te stesso. In questo caso saranno minimali, sarà il nome, il cognome, l'indirizzo di mail se hai voglia, se vuoi sceglierti l'iconcina da usare come avatar, qualcuno. Link alla tua home page o qualunque altra menata. Quindi i dati, di fatto il profilo personale è composto dagli stessi dati che tu hai fornito quando sei registrato, però magari li vuoi modificare, alcuni li potrai modificare, cambia la password, ecco. Poi in realtà, se ci ragioniamo, in molti siti i dati richiesti in registrazione sono meno di quelli disponibili nel profilo che posso modificare in seguito, ma questo perché? Per non metterti un ostacolo troppo forte quando ti devi registrare. Quando ti registri ti chiedo le cose minime, poi se vuoi aggiungere delle altre, ce ne sono molte altre che hai la possibilità di aggiungere. Quindi, di fatto, modificare i dati precedenti. Poi, ovviamente, modificare, che ne so, il nome, non lo username, ma il nome visualizzato, lo posso fare in qualunque momento e sarà più semplice. Modificare la password sarà più complicato, quindi dietro questo semplice editing dei dati ci saranno poi sottofunzionalità diverse. Quando poi dovremo implementarlo ci chiederemo, attenzione, però la password devo chiederla due volte, devo chiedere la conferma, eccetera, eccetera. Quando invece lui vuole cambiare la sua descrizione, il suo profilo, il suo curriculum, quello che vuole, il link al suo sito, semplicemente cambia una stringa di testo e conferma, finisce lì. Molto più, no? Quindi ci saranno delle differenziazioni anche lì all'interno di questa voce. Quindi questo non è un lavoro finito, è un primo passo che poi via via dovremo aggiungere.
via via dovremmo passare dal punto di vista di che cosa devo fare, devo permettere all'utente di modificare i propri dati, dovrò poi passare al come lo devo fare. Come fa l'utente? Quali sequenze di operazioni farà una dopo l'altra? Qui non lo sto ancora dicendo. Viene dopo. Si può fare in tanti modi diversi. E poi ne sceglieremo uno. Ecco, poi del profilo personale c'è anche un'altra componente, che è quella dei dati invece che non posso modificare io, ma sono il risultato della mia interazione sul sito. Ad esempio, non so, l'elenco delle domande che ho fatto, l'elenco delle risposte che ho dato, il numero delle domande che ho dato, che ho fatto, il numero di risposte, il numero di utenti con cui ho interagito, statistiche di questo genere, o dei link che mi permettono di arrivare alle tue ultime domande, ad esempio. Sono dati che lì non posso modificare, ma attraverso il profilo posso arrivare a informazioni o a contenuti che sono relativi alla mia attività sul resto del sito. E questa ovviamente sarà probabilmente l'ultima parte che faremo, perché prima deve esserci tutto il resto e l'utente deve aver lavorato. Quindi mentre le prime tre parti sono relativamente classiche, sono uguali in tutti i siti, questo invece è un pochino più specifico, soprattutto la parte sottostante che va a pescare informazioni da ciò che hai fatto. E poi ci sono le funzioni di ricerca. Allora, la ricerca più semplice, io quando apro il sito non voglio una pagina alla Google in cui ho la casella di testo vuota e il resto bianco. Io propongo, perché io voglio in qualche modo stimolare gli utenti a rispondere. E quindi il sito, così con quello vero, no? Appena si apre, se clicco sul sito all'inizio, mi dà già subito un elenco di domande. Quindi una delle funzioni di ricerca, che tipicamente dammi le ultime domande che sono state fatte, oppure le uniche domande che non hanno ancora avuto risposta, oppure dovremo poi decidere un criterio, anche qua, visualizza le ultime domande che sono state poste, probabilmente questa funzionalità qua, che qui l'ho etichettata come funzione di ricerca, no, quando poi ci ho ripensato in un secondo momento, può darsi che coincida con l'home page, sia la stessa cosa. Se è sempre più frequente avere dei siti, ma giustamente, in cui l'home page fa qualcosa, ha già del contenuto, non è solamente la pagina di copertina che poi devi entrare nel sito. No? Quindi troveremo già in questo schema diverse volte delle cose che sono replicate in più punti. E poi ci sono le varie funzioni di ricerca vera e propria, visualizza tutte le domande di una certa categoria, fai una ricerca inserendo delle parole chiave e poi erroneosissima dal punto di vista algoritmico da implementare. Ricerca per utente, quindi clicco sul nome di un utente, mi fa vedere tutte le domande e eventualmente tutte le risposte che ha dato quell'utente, eccetera. Queste funzioni, ricordiamoci, tutta questa parte qui, tutte queste funzioni qua devono essere accessibili a tutti, a chiunque, senza bisogno di essere registrati. E anche qua, quali sono le parti che devono essere accessibili a tutti? Vabbè, registrazione del nuovo utente e login sicuramente, perché se vuoi registrarti, se vuoi fare login, vuol dire che in quel momento non sei ancora collegato. Il logout, per farlo ovviamente, devi essere collegato. E queste parti qua, beh, editing dei dati, ovviamente devi essere collegato. Visualizzazione dei propri punteggi, boh, decidiamo. Gli altri, altre persone registrate al sito, possono vedere i miei punteggi? La parte, diciamo così, di punteggio, di voti del mio profilo? Chi può vederlo? Solo io? Tutti gli utenti registrati? O chiunque, anche se non è registrato? È una scelta. Dobbiamo farne una di queste tre. Dobbiamo deciderlo prima o poi. Questo sito, cosa succede? Se io prendo, clicco su un utente, non sono collegato, ma riesco a vedere che questo signore qua ha dato alcuni dati, ha la sua reputazione, numero di medaglie d'oro, d'argento, ha dato queste domande, queste risposte, ha fatto queste domande, quindi in questo sito la risposta a questo dubbio che avevamo sul,
fatto che questo profilo sia pubblico o no, loro hanno deciso facciamo pubblico. Qui non dato nessuna password, quindi chiunque può vedere queste cose. È un modo, una scelta. Dimmi. Uno può andare a una pagina web che non esiste semplicemente scrivendo un indirizzo. Allora, ci sono due livelli. Uno è quando creo un sito web non devo inserire dei link a delle pagine a cui l'utente non deve poter arrivare. E questa è la cosa più semplice, no? Nel senso che se solamente gli utenti registrati possono accedere a una certa pagina, allora solamente gli utenti registrati genererò il link che porta quella pagina dalle pagine precedenti, dal menu. E questo, se vogliamo, soddisfa la funzionalità del sito. Ma dal punto di vista della sicurezza non mi basta. Perché se io voglio andare a rubare dei dati da altri, non mi fermo di fronte al fatto ma chissà come si chiama quella pagina, faccio di tutto per scoprirlo. Una volta che sono collegato, mi sono collegato, vedo come si chiama la URL di quella pagina. Poi mi scollego e provo a richiamare quella stessa URL. E purtroppo il web server, quando io richiamo una URL, lui risponde. Sempre. Come si fa a fermarlo? Purtroppo non dobbiamo farlo noi a livello applicativo. Ossia, tutte le volte che c'è una pagina, diciamo protetta, cioè accessibile solamente da utenti che abbiano fatto il login, le prime righe di quella pagina dovranno essere... Ovviamente quando facciamo login abbiamo un bin di sessione, no? Che mantiene i dati dell'utente. Quindi le prime istruzioni dovranno essere: se quel bin di sessione non è correttamente inizializzato, non è valido, if user.isvalid o qualcosa del genere, faccio una redirect brutale verso l'home page. Devo ricordarmi di farlo su tutte. Quindi il default è che la pagina sia accessibile a tutti. Se la voglio rendere accessibile solamente agli utenti registrati, tutte le singole pagine dovranno in testa, come prima istruzione, tra le primissime istruzioni, controllare che ci sia una sessione valida con l'utente registrato. E quel bin lì verrà reso valido solamente dalla pagina di login. Quindi, quando chiunque si collega al sito, quel bin di sessione viene creato, perché sarà nelle pagine c'è lo use bin con scopo di sessione. Viene creato ma non ha dei dati al suo interno, viene creato vuoto. Quindi non sarà valido. La pagina di login è l'unica pagina del sito, in particolare il controller della pagina di login, è l'unico che può rendere valido il bin. Lo popola con dei dati e lo mette valido. Logout lo renderà non più valido. Se io trovo in qualunque altra pagina del sito, trovo quel bin che dice che è valido, vuol dire, deduco, che sono passato dal login. E allora posso farlo, altrimenti no. E non c'è nessun meccanismo automatico per dire queste pagine sono buone e quelle altre no, purtroppo. Ok, quindi dicevamo, se vogliamo possiamo mettere, tanto per ricordarci, metto un segnale di stop per dire queste pagine non sono accessibili dagli utenti che non abbiano fatto il login. E per ora abbiamo solo trovato due, il logout e la modifica dei dati. Perché quello dei punteggi possiamo magari seguire, anzi ci costa meno, renderlo pubblico. Le pagine informative anche saranno sicuramente libere, e beh, questa parte di domande e risposte vediamo. No? Anche qua se ci sono alcune funzionalità, la maggior parte delle funzionalità qua dentro probabilmente saranno limitate agli utenti registrati. Allora, chi fa la domanda? Che qua ho provato a seguire in senso cronologico ciò che succede. La domanda, come prima cosa, abbiamo una funzionalità che da qualche parte ci sarà un bottone che dice fai una nuova domanda, inserisci una nuova domanda. Inserisci una nuova domanda. Visualizza l'elenco delle domande che ho fatto. Perché una volta che ho fatto la domanda devo poterci tornare. Qui devo avere una pagina che magari è il mio profilo, o magari una pagina separata, mi verrebbe tanto da dire che se c'è il profilo usiamo quello, che mi contiene già l'elenco delle domande.
Allora, inserisci una domanda, sicuramente è una pagina bloccata, cioè solamente per l'utente registrato. Riutilizzo l'elenco delle mie domande è un altro modo di chiamare la pagina visualizza i propri punteggi. Quindi magari mettiamo una nota 1 e una nota 1 qui per dire guarda questi due sono la stessa cosa. Visualizza elenco. Visualizza elenco mie domande, visualizza punteggi, ricerca per utente, cioè ricerca le domande per utente, alla fine, questa qui, rischiano di essere, se non la stessa cosa, molto simili. Le domande di un certo utente. E stiamo parlando di elenchi, quindi elenco di questo genere. Quindi dovranno esserci delle pagine che sputano fuori elenchi. Quindi anche, cominciamo a pensare in termini di layout, di impaginazione, una tipologia di pagina è un elenco. Poi, se uno clicca su una voce dell'elenco, mi dà la pagina di dettaglio della domanda, anzi, domanda più le risposte. E questo è, visualizza la domanda con le risposte. Questa è una funzione che è raggiungibile, qui l'ho messa sotto domande, in realtà è raggiungibile anche da qua. È una funzione pubblica. Visualizza il dettaglio della domanda. Se vogliamo possiamo, aggiungiamolo qua per chiarezza. Visualizza il dettaglio domanda risposte selezionate. La domanda e le risposte relative di quella che ho selezionato. Quindi è uguale a questo. Seleziona la risposta scelta, allora dicevamo, allora io ho fatto la domanda, lo scrivo, poi ci posso tornare perché ho l'elenco delle mie domande. Ci clicco sopra, vedo, man mano, guarda quante risposte stanno arrivando. A un certo punto dico, questa è la risposta che fa per me, la voto. E seleziono la risposta scelta, la risposta selezionata, quella preferita, quella vera. E poi posso aggiungere commenti. Aggiungo commento alla domanda, aggiungi commento a una delle risposte di questa domanda. Posso anche commentare me stesso, avevamo detto, perché tanto i commenti hanno funzione di chiarificazione, non sono. E quindi questo lo posso fare solamente se sono registrato. E modifica la mia domanda, chiaramente posso farlo solo se sono registrato. Quindi ci sono una serie di operazioni quando sono su questa vista domanda, che posso fare solo se sono registrato, e un altro insieme più avanzato di funzioni che posso fare se sono registrato e se sono l'autore di quella domanda lì. Perché aggiungere un commento lo può fare chiunque, modificare la domanda può fare solamente l'autore della domanda stessa. Quindi ci sono livelli diversi. Noi quando creeremo l'interfaccia utente dovremo decidere quale funzionalità dare oppure no. Anche qua ci sono molte scelte possibili, nel senso che qua, come interfaccia intendo, questo sito vedete che ci sono i bottoni per votare, ma io non sono collegato. Allora dovrò decidere io, decideremo noi quando faremo il sito, se un utente che non è collegato, non ha fatto il login e quindi non può votare, a quell'utente non faccio vedere i bottoni di voto, oppure glieli faccio vedere e nel momento in cui ci clicca gli dico... caro amico, devi registrarti. Ma te lo faccio vedere così lui capisce che lo potrebbe fare se si registrasse. Oppure l'altra scelta non lo faccio vedere e basta, lo faccio vedere solamente le cose che puoi veramente fare. Anche qua è una scelta. Vanno bene entrambe le cose, dipende un po' dalla filosofia che vogliamo adottare per il nostro sito. Quindi in realtà questi stop possono voler dire non ti faccio manco vedere la funzione, oppure te la faccio vedere ma non te la faccio usare. Le risposte sono la stessa cosa. Cioè, si intrecciano col ciclo di vita della domanda. Visualizza la domanda con le sue risposte, in realtà è la stessa cosa di visualizzare la domanda con le risposte. Che è la stessa cosa che utilizza il dettaglio, fatemi mettere anche qua un numerino, che stavolta lo chiamo 2, per ricordarmi che sono la stessa cosa.
saltano fuori un contesto diverso. Io voglio dare una risposta, beh, come prima cosa dovrò leggere la domanda e le risposte che sono già state date. E questa è una pagina pubblica. Poi, se ci capisco dell'argomento, posso dare una risposta, posso aggiungere un commento alla domanda, posso aggiungere un commento. Qui c'è scritto ad un'altra risposta, quindi c'è poi un'altra, nasconde una sottodomanda del tipo: ha senso che io faccia un commento alla mia stessa risposta? O, non lo so, può darsi di no. Non sono riuscito a convincermi né del sì né del no, pensandoci. E poi modifica la mia risposta, chiaramente, tra, immaginate, io ho una domanda, non fatta da me ovviamente, a 40 risposte, di queste 40 risposte una è la mia. Allora, sulle altre risposte non posso far nulla, eventualmente solo commentarle, sulla mia risposta posso commentarla, non lo so, lo dobbiamo decidere, ma sicuramente modificarla. E queste credo che siano tutte le funzioni che servono, se non ho dimenticato dei pezzi, per la parte di sito che è descritta nelle specifiche. Risposta scelta, commenti, domande e risposte sono modificabili, quindi sia la domanda che la posso modificare qua, sia la risposta che la posso modificare qua. Le categorie in realtà non è che facciano molto, diano fastidio, perché vengono scelte in fase di creazione di una nuova domanda. Poi eventualmente possiamo decidere se nel modifica la mia domanda può voler dire anche modifica la categoria di appartenenza, oppure la categoria è congelata nel momento in cui ho creato la domanda e non la posso più cambiare. Questi sono, fanno parte di nuovo dei dettagli di come lo vogliamo realizzare. Allora, una cosa di questo genere, o magari un pochino più dettagliata di questa, diventa poi la nostra, il nostro rullino di marcia. Cioè, mi dà l'elenco delle cose che devo fare. Poi, in un modo o nell'altro, devo decidere come, ma finché non lo fate tutte, non ho finito il sito. E mi permette di ragionare, però già qua posso pensare se ho dimenticato qualcosa, se c'è tutto. E già ragionando su ogni singola voce, giustamente in questa fase, che è ancora di analisi, non ancora di progettazione, sono più le domande che non le risposte. Ogni singola voce dietro comincia a balenarci, se ci pensiamo, comincia a balenarci in mente la possibilità di implementare quella funzionalità in 50 modi diversi. Ma va bene così, è proprio questo lo scopo. Quello di prendere una specifica che è qualche riga di testo e spezzarla in tante funzionalità che dovranno essere implementate in un modo organico, dovremo poi fare delle scelte di fondo, diciamo così, filosofiche di impostazione del sito, e queste scelte di impostazione guideranno poi l'implementazione delle varie funzionalità. Cosa è visibile, cosa non è visibile, se te lo faccio con un clic solo, te lo faccio fare con tre, se ti chiedo conferma o no, se... Quindi da qua poi partiremo ad andare avanti con l'implementazione. Ecco, fatto questo, il passo successivo, sempre per il tema di oggi, continua a essere solo analisi, per capirci meglio, poi da domani cominceremo la progettazione, a farla, ma prima dobbiamo capirlo meglio. Allora, un modo per far bene l'analisi è anche quello di ragionare in parallelo sul modello funzionale, che qui è molto abbozzato, ma insomma con tutto il discorso che abbiamo fatto dovrebbe essere abbastanza condiviso, modello funzionale, e dall'altra parte il modello dati, che poi si dovranno intrecciare, perché poi queste funzioni vanno a lavorare sul database. E quindi devono dire la stessa cosa i due. Allora, non potevo venire qui da voi, presentarmi di fronte a voi, se non avessi provato a buttare giù anche il modello dati. E è questo. In questo caso, non mi nascondo che quest'anno, che so che le tesine dovranno durare per più di un anno, perché l'anno prossimo il corso non si tiene, quindi il sito base rimane lo stesso,
abbiamo scelto uno che ha un modello dati relativamente semplice, per cui sia poi facile aggiungerci cose di tipo diverso, no? Per cui in realtà è molto semplice, l'abbiamo detto prima. Quali sono i sostantivi che compaiono in quella descrizione? Utente, domanda, risposta, commento, categoria. E queste si mapperanno sulle tabelle, sulle entità principali del sito. Dico principali perché non escludo che man mano che andremo avanti non ci accorgiamo che dobbiamo aggiungere delle tabelle in più o dei campi in più a queste tabelle qui. Sicuramente non è questa la versione finale. Ma perlomeno è una versione in cui riesco a vedere, allora partiamo dall'utente, l'utente è collegato un po' a tutto ovviamente. L'utente, io ho provato a metterci dentro dei dati che sono l'ID dell'utente, dovrò avere un ID, un login, una password e una mail. Adesso questa è già una scelta, non è detto che sia la più furba, perché potremmo anche decidere che l'ID dell'utente è la mail. E con moltissimi siti oramai fanno così, come indirizzo dell'utente, non ti fanno scegliere una login nuova, ma fanno usare il tuo indirizzo di mail. Però poi allora devi sceglierti, come lo chiamano, il nickname, no? E scegliti il nome abbreviato con cui farti vedere, con cui mostrarti. E questo deve essere univoco a sua volta. Oppure usi il nickname come di utente e l'indirizzo di mail lo metti solamente nel profilo. Una delle due dovrà essere la nostra chiave primaria, che è il criterio principale per registrare gli utenti. Il nome è una descrizione testuale e poi ho aggiunto quasi dappertutto delle date. Quasi tutte le tabelle ho messo un campo data creazione, questo qua è la data registrazione. E perché è essenziale in questo sito qui? Beh, non tanto la registrazione dell'utente che può servire, va bene, per vedere gli ultimi registrati, ma ovunque. La cronologia è importante, le domande che sono state fatte, le risposte, in che ordine sono state date, eccetera, eccetera. Quindi purtroppo avremo date ovunque, che non interessano tanto in quanto se è del 2011 o del 2012, ma in ordine, no? Quindi sono valori che quasi sempre prevedo, ecco, poi bisogna vedere quando andremo a fare, ma quasi sempre dovremo inserirli, registrare in database e poi li useremo solamente per ordinare i risultati, ma il valore specifico non useremo quasi mai. Questi sono i dati minimi dell'utente. Poi l'utente cosa fa? Fa delle domande, quindi una tabella domanda che contiene, vabbè, c'è un ID domanda che l'ho messo come numero autoincrementante, che si incrementa da solo come numero intero e mi dà la chiave primaria di domanda, perché la domanda di per sé non ha una chiave naturale. La domanda, diceva il testo, ha un titolo e una descrizione più lunga. Allora, il titolo l'ho indicato con una stringa by 120 caratteri, la descrizione non è un varchar, ma è un text, il campo text in SQL mi dà testi anche di migliaia di caratteri, mentre il varchar di solito è usato per una stringa di qualche decina di caratteri al massimo, come dal punto di vista dell'ottimizzazione del database. Poi una domanda appartiene a una categoria e quindi è una chiave esterna rispetto alla tabella di categorie, dove ogni categoria ha un suo ID intero e ha un nome, primo, secondo, contorno, quello che abbiamo detto prima. Una domanda è fatta da un utente, quindi una domanda, ID utente sarebbe l'ID l'utente che ha fatto la domanda, questa relazione qua sopra, che va verso utente, la data di creazione e un campo risposta scelta, che nel momento in cui ci sia una risposta che è quella ritenuta buona viene valorizzato. Questo qui ha il rombo vuoto perché è l'unico campo che può essere null, mentre tutti gli altri sono not null, sono obbligatori. Questo non è obbligatorio perché finché non c'è una risposta buona non la posso scegliere. Alle domande sono collegate le risposte e la risposta che cos'è? Beh, ha un suo ID di nuovo, un numero intero che si autoincrementa. Non ha un titolo, quindi non siamo in un forum, il tuo messaggio non ha un titolo, non ha un subject,
semplicemente dare risposta a quella domanda là, quindi c'è solo la descrizione testuale della tua risposta, l'utente che ha dato la risposta, la data di creazione e la domanda a cui sto rispondendo. Quindi questo id utente è l'utente che ha risposto a una domanda, id domanda fatta da un altro utente, e quell'altro utente è quel id utente che trovo nella domanda. E poi ci sono ancora i commenti, il commento alla domanda e il commento alla risposta. Queste due tabelle, commento domanda, commento risposta, sono identiche, perché un commento è sempre un commento. Un commento è qualcosa che ha un suo ID, e va bene, ha un utente che l'ha fatto questo commento, quindi ha un autore, ha una descrizione, ha un istante di creazione di questo commento, e poi il motivo per cui ho fatto due tabelle anziché una, anche se è una scelta che ho buttato giù, ma ha dei pro e dei contro, è il fatto che un commento alla domanda deve ricordarsi l'ID della domanda a cui sto rispondendo. Il commento alla risposta deve ricordarsi l'ID della risposta a cui sto rispondendo, a cui sto commentando. E quindi in termini di modello relazionale, questa è, non posso fare una chiave esterna che punta o una tabella o un'altra a seconda di come mi gira. Potrei farlo se non lo dichiarassi come chiave esterna e quindi non il database, però non applicherebbe più a questo punto i vincoli di integrità referenziale. Quindi c'è un po' un compromesso: se io voglio un modello pulito dal punto di vista referenziale devo fare due tabelle diverse, perché in realtà uno dei campi sono chiavi esterne verso tabelle diverse. Se invece volessi, se vogliamo, e però complico la vita dell'applicazione web, perché ho queste due tabelle che sono la stessa cosa ma le devo trattare separatamente. Se no le posso fondere in una sola, avrò un campo ID, domanda oppure risposta, farò in modo che l'ID delle domande e l'ID delle risposte siano sempre diversi, e insomma magari allora a questo punto non userò più dei numeri interi autoincrementanti, ma userò delle stringhette, quella domanda cominceranno con D001 e le risposte inizieranno con R001, e quindi sì, però ci penso all'applicazione web a crearli questi numeri, non è più automatico. E da qualche parte la complessità c'è, devo decidere come me. Per ora, quello che mi sembrava più semplice, anche per non cominciare a fare scelte di poco rigore, diciamo così, all'inizio, partiamo da un modello che è solido. Magari ci darà un po' di lavoro in più per gestire questa duplicità di tabelle simili, quindi il commento alla domanda e il commento alla risposta dovrà essere gestito in modo lievemente diverso. Ma perlomeno abbiamo un modello dati che non crolla. Uno dei detti che si sente dire in giro è che i dati sopravvivono più a lungo del codice, quindi vanno curati meglio. Perché è molto facile che poi l'applicazione diventi obsoleta, va riscritta, va aggiunta, ma i dati che sono in database cresceranno ma non verranno poi modificati così rapidamente, così frequentemente. Quindi questo è il modellino dati su cui possiamo cominciare a lavorare. Quindi voi già potete cominciare a pensare, almeno mentalmente, di prendere l'esercitazione che avete fatto a dicembre sul login dell'idraulico, se non sbaglio, dove si parlava di registrazione, di login di un nuovo utente, e mapparlo su questa nuova tabella utente, riportando quelle funzionalità qui, e queste sono quelle più facili. E ciascuna, no, dobbiamo fare l'esercizio, almeno mentale, di prendere ciascuna di queste funzionalità e chiederci, ma sta cosa qui, questa funzionalità, che effetto ha sul database? Che cosa deve fare? La posso fare? Manca qualcosa? Perché questo, a risposta a questa domanda, ci dirà che cosa faranno i vari controller del nostro sito. Quando devo implementare una certa funzione, il controller deve interagire col modello, negoziare col modello per dire dammi questo dato, modifica quest'altro. Allora dobbiamo essere sicuri che la funzionalità che avevamo in mente quando abbiamo dato queste cose, o un possibile modo di implementare questa funzionalità, sia realizzabile su questo modello dati qua.
Poi, come sempre, a un certo punto ci convinceremo che va bene e la settimana dopo, il giorno dopo, ci accorgeremo che manca qualcosa man mano che andremo a implementarlo, ma questo è inevitabile. Se dobbiamo solo aggiungere una tabellina accessoria o aggiungere un campo a una tabella, è un lavoro abbastanza indolore. L'importante è di essere sicuri di aver dato un'impostazione, soprattutto delle relazioni, delle chiavi esterne, che non deve più essere toccata, perché altrimenti tocchi quella, tocchi tutto. Va a andarsi a modificare tutti i DAO e tutte le query. Quello che farete domani in laboratorio sarà di lavorare su un modello dati di questo genere, cominciando a sviluppare una parte di sito che visualizza le domande e le risposte, no? Quindi nella prima fase è sempre complicato, perché prima di la parte più difficile, più pesanti, più noiose sono quelle di inserimento e di modifica. Però finché non hai fatto inserimento, le funzionalità di inserimento di nuove domande e nuove risposte, non riesci a vedere niente del sito. Mentre invece le parti che converrebbe sviluppare partire a sviluppare la parte di visualizzazione, anche perché è quella che ti permette di capire meglio che cosa sta uscendo fuori, posso vedere qualcosa. Allora, molte volte ciò che si fa è edificare dentro dei dati a forza, a mano, in SQL, mettiamo delle domande finte, delle risposte finte qua dentro, non attraverso il web, ma direttamente parlando col database, iniettando i dati nel database, e cominciamo a sviluppare le pagine di ricerca e di visualizzazione. E poi, poco per volta, chiaramente, così come anche la registrazione dell'utente. La registrazione dell'utente è una palla infinita, ma va fatta. Ma per cominciare a provare che funzioni il sito, la sessione, il login e il logout, ci metto dentro due utenti direttamente nella tabella e sono a posto. Quindi si cerca di andare avanti con lo sviluppo in un modo non proprio, diciamo così, ortodosso, ma di cercare di sviluppare e testare a pezzi, e agendo alcune volte direttamente sulla base dati. Ecco, per fare questo, voi sapete che quando siamo nel modello di entità relazioni c'è il comando forward engineer che mi genera le SQL e me lo inietta nell'istanza di MySQL. È possibile fare in modo, se non so se l'avete notato, se ne abbiamo mai parlato, c'è questa linguetta inserts, nella quale possiamo aggiungere dei dati, che chiaramente qui non sono collegati a nessun database, quindi non vanno a finire da nessuna parte questi dati, ma quando lui farò il forward engineering, lui, oltre a creare le create table, che mi creano le tabelle vere, mi aggiungerà anche delle inserts, delle istruzioni insert che mettono dentro i dati che ho specificato qua. Quindi io posso accompagnare il modello con dei dati di prova. Così ogni volta che rifaccio un forward engineering, che ricreo il database, lo ricreo non vuoto, ma già con dei dati di prova dentro. È più comodo fare così che non ricrearlo da zero e poi ogni volta doversi, diciamo, collegare al database, inserire dei dati e fare delle insert a mano. Quindi questa è la funzionalità comoda per questo tipo di cose. Penso che su questo non abbia altro da dire, nel senso che adesso in avanti bisogna cominciare a realizzarlo e lo cominciamo domani. Domande, osservazioni? Ok, allora possiamo chiudere qua. Io adesso vi aggiorno i file con le iconcine che abbiamo messo. E se vi interessa, anzi non se vi interessa, metto a disposizione non solamente il PDF ma anche i sorgenti di questo modello e dell'altro, così li potete vedere, modificare, esportare, eccetera.